Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Abbiamo incontrato il professore Giuseppe Diana del Policlinico di Palermo per parlare di chirurgia geriatrica. Professore Diana, cosa si intende per chirurgia geriatrica? La chirurgia geriatrica è quella parte della chirurgia che studia la maniera migliore per operare una persona anziana e come fare per prevenire le complicazioni, quindi cercare di prepararlo nella maniera migliore possibile ad un intervento chirurgico. Quando è che è opportuno operare una persona anziana e perché? Quando c'è una malattia che può essere risolta chirurgicamente con vantaggio per il malato. Vantaggio significa migliorare la sua qualità della vita o addirittura allungare il tempo della sua vita. Quali sono le patologie più frequenti? Le patologie più frequenti in realtà sono tante. Quelle per cui più frequentemente ci si rivolge al chirurgo sono le malattie biliari, la calcolosi della colecisti più frequentemente, i tumori del colon, oppure le ernie, ad esempio, per parlare della chirurgia addominale. O la chirurgia toracica, ad esempio il cancro del polmone, che è più frequente nelle persone anziane, molto più frequente che nei giovani, o la cardiochirurgia per la chirurgia delle coronarie, o ad esempio la chirurgia dell'aorta, nell'aneurisma dell'aorta, o la chirurgia ad esempio ortopedica, la chirurgia del ginocchio, la chirurgia dell'anca, o la chirurgia oculare per i pazienti che hanno la cataratta, eccetera. Fino a che età è consigliabile operare? Ma in realtà persona anziana vuol dire molto poco. Certo, il fatto è che i pazienti, le persone, man mano che aumenta la loro età, hanno un uso sempre maggiore e quindi un consumo sempre maggiore di quelle che sono le parti più importanti del nostro corpo. In particolare il consumo maggiore a carico del fegato, a carico del rene, a carico del cuore, a carico del cervello. Però questo non va di pari passo con l'età anagrafica, per cui vi sono ad esempio settantenni che sono in migliori condizioni che persone che hanno 50 anni. Sicché non c'è un limite fisso sull'età. Il limite si valuta rispetto a quelle che sono le varie patologie che accompagnano una persona anziana. Quali sono i rischi maggiori per gli anziani che si sottopongono ad un intervento chirurgico? I rischi sono di due tipi. Rischio anestesiologico, perché evidentemente l'anestesista tiene bene il paziente durante tutto l'intervento chirurgico, ma occorre prepararlo bene all'intervento chirurgico confrontandoci fra diversi specialisti, per cui nella maggior parte dei casi vengono consultati i cardiologi, vengono consultati gli pneumologi per valutare il suo sistema polmonare e altri, evidentemente, anche qualche volta il neurologo, quasi sempre, anzi praticamente sempre il geriatra per capire se un paziente come può affrontare nella maniera migliore quello che succede nel post-operatorio. Statisticamente che differenza c'è di incidenza tra uomini e donne? La differenza è data dal fatto che l'aspettativa di vita nelle donne è maggiore che negli uomini, per cui poi alla fine nei reparti vi sono forse più donne anziane che uomini anziani, ma è molto modesta, molto dipende anche dal tipo di patologia, ad esempio, che so, per il cancro del polmone è più frequente fino ad ora negli uomini anziani piuttosto che nelle donne anziane. Questo comincia a valere molto meno per le persone più giovani, dove il cancro del polmone comincia ad essere equivalente fra gli uomini e le donne stanno raggiungendo gli uomini probabilmente per l'abuso di fumo. Professore, quando è che si diventa anziani? È una buona domanda, ciascuno di noi se la fa arrivato a una certa età. Anziani si può diventare in diversi modi, c'è un modo amministrativo di diventare anziano. Si arriva alla fine dell'età del lavoro e si viene ritenuti anziani nel proprio posto di lavoro fino a quando si va in pensione. Ma non è l'età anagrafica che fa diventare anziani. Anziani si diventa quando le riserve dei propri organi cominciano a diminuire, per cui c'è bisogno che queste funzionino sempre al 100% per poter star bene. E qualsiasi cosa noi facciamo in questi ammalati deve tenere conto di questo. Quali sono i risultati ottenuti? Ma guardi, sembra incredibile, ma in realtà il risultato di un intervento chirurgico su una persona anziana è praticamente identico a quello di una persona più giovane. Che voglio dire? Sebbene ci si possa aspettare che una persona molto anziana possa avere una mortalità più elevata rispetto agli altri, in realtà questo è vero soltanto in parte, è di poco elevata rispetto alle persone che non sono anziane. Perché sono tali gli accorgimenti che si prendono
prima, durante l'intervento e dopo l'intervento chirurgico, per cui poi alla fine la mortalità risulta praticamente la stessa in un sacco di patologie.